Pierluigi Amen per Liberi TV. Siamo a Pescara, in largo Mediterraneo, accanto alla fontana monumentale di Pietro Cascella, l'approdo alla nave che è considerata uno dei simboli della Pescara moderna. Ci recheremo ora in Corso Umberto per poter parlare con il professor Nicola Mattoscio, segretario generale della Fondazione Pescara Abruzzo. Eccoci nella sede della Fondazione Pescara Abruzzo, ente no profit che ormai ha superato il quarto di secolo. E siamo venuti per rivolgere qualche domanda al professor Nicola Mattoscio, già presidente e attuale segretario generale del sodalizio. Professore, ci può informare sulle origini della fondazione da lei seguita sin dagli inizi? Sì, in realtà la fondazione ha una età che è a cavallo tra tre secoli, perché si deve la sua origine all'esistenza di un monte frumentario che era nato addirittura nel tardo Medioevo in una cittadina della provincia di Pescara che rappresenta tuttora uno dei borghi storici più belli della regione Abruzzo, che è Loreto Prutino, e nel 1872 con Regio Decreto questo monte frumentario fu trasformato in una cassa di credito rurale. Da lì nasce l'avventura che poi porterà nel corso del tempo alla formazione della Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Prutino, con sede non più a Loreto Prutino, con sede principale invece nella città capoluogo di provincia Pescara, e poi con la riforma Amato Carli del sistema bancario italiano dell'inizio degli anni 90 nasce lo scorporo dell'attività commerciale bancaria dall'ente originario, e l'ente originario continua nella mutata definizione dello status giuridico come fondazione, ma in realtà la fondazione ha un'origine che ormai supera e scavalla tre secoli. Tre secoli, quindi questa possiamo dire che comunque questa è la classica fondazione ex bancaria. Questo assolutamente viene, sì, di origine bancaria, diciamo che in termini terminologici rigorosi è una fondazione non ex ma di origine bancaria. Di origine, giusto, perché giustamente. La Pescara Abruzzo quindi rivolge la propria attenzione a cinque settori rilevanti previsti dalla normativa e dal vostro statuto in vigore, quali la ricerca scientifica e tecnologica, l'educazione nelle componenti di istruzione e formazione, l'arte nelle attività di salvaguardia dei beni culturali e nelle attività generali, la salute pubblica e la promozione dello sviluppo economico locale. Come agite tecnicamente per far sì che questi assunti poi diventino effettivamente progetti concreti per la collettività? Beh, intanto avendo maturato nel corso del tempo una vera e propria visione della propria funzione istituzionale che ha come visione orizzontale e quindi integrativa di tutti i settori ricordati l'idea del miglioramento del benessere e dello sviluppo economico locale. Quindi ogni filiera, ogni settore di attività è sempre concepita nel contesto di un'unica visione sistemica volta a migliorare le condizioni socio-economiche del territorio di riferimento. Dunque l'istituto Pescara e Abruzzo, quindi sia Pescara che l'Abruzzo. O solo Pescara? Da un punto di vista strettamente normativo e statutario si dovrebbe privilegiare o addirittura intervenire in via esclusiva solo e limitatamente ai territori nei quali originariamente operava il vecchio istituto di credito, Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Prutino. Noi però abbiamo voluto un'interpretazione più estensiva che il Ministero, cioè l'autorità di vigilanza, ha condiviso, per cui il nostro istituto opera sì prevalentemente nei territori originari di riferimento, ma anche con un'attenzione non trascurabile al resto dei territori della regione Abruzzo. Da qui anche la evoluzione della stessa denominazione dell'istituto, che non è più Fondazione Cassa di Risparmio, ma Fondazione Pescara Abruzzo, proprio per tagliare e per determinare una discontinuità netta con l'idea dell'attività bancaria da una parte, e dall'altra parte per avere come riferimento un ambito più
strategico, più sistemico, che fa pure massa critica, perché la regione di per sé è una piccola regione, quindi naturalmente va un po' concepita nel suo insieme. Sì, anche perché credo che ci sia il discorso che fare poi delle erogazioni tramite progetti, immagino che fate dei bandi oltre i vostri progetti propri, suppongo, non sono, vado a naso perché di solito le tutte le fondazioni, ma noi sin dal primo momento in particolare abbiamo voluto concepire lo spirito vero della riforma poi apportata dall'ex presidente emerito del nostro paese, della nostra Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, con una legge, decreto legislativo del 1999. In questo nuovo e innovato contesto normativo, la Fondazione Pescara Abruzzo ha voluto ben delineare i due percorsi coerenti con la norma stessa. Da una parte esaltare una strategia di intervento declinata come progetti propri, quindi concepiti in house e monitorati direttamente dall'Istituto e spesso anche gestiti negli esiti e in via continuativa tuttora dall'Istituto medesimo, e dall'altra corrispondere come una sorta di sportelleria che monitora le vivacità sociali della comunità di riferimento, perseguire i cosiddetti progetti proposti da terzi, ma nel rispetto dell'accesso alle attività erogative, con assoluta trasparenza e con l'assunto della par condicio da parte dei proponenti. Quindi in queste due direzioni la Fondazione poi tiene insieme una logica di programmazione a supporto della unicità delle cinque filiere o cinque settori di intervento, come ho già anticipato. Relativamente ai progetti propri, abbiamo fatto delle cose straordinarie per una fondazione che poi non può concepirsi come una grande fondazione, è una piccola media fondazione. Media, e diciamo che di per sé e in proprio abbiamo concepito linee di indirizzo per il miglioramento dell'assetto urbano dei territori di riferimento, progetti volti a infrastrutturare e migliorare il capitale umano della comunità di riferimento, progetti propri volti a sviluppare un distretto culturale nel bacino territoriale e sociale di riferimento. Relativamente al primo aspetto, abbiamo coltivato delle infrastrutture che sono risultate vincenti e strategiche per cambiare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per ridefinire i processi di sviluppo socio-economico del sistema di riferimento. Ne faccio un esempio che costituisce ormai un vanto anche per la città di Pescara, quale certamente è il Ponte del Mare. Il Ponte del Mare noi l'avevamo concepito direttamente come fondazione sin dal 2002-2003 e poi un processo di convergenza con l'amministrazione comunale nelle gestioni pro tempore di riferimento si è riusciti a realizzare una infrastruttura che sotto il profilo della declinazione ingegneristica è persino temeraria, perché si tratta di un vero e proprio ponte ciclopedonale, ma su un delta di uno dei fiumi più importanti del bacino dell'Adriatico, con l'attenzione all'esaltazione del bello e quindi della risoluzione estetica che rappresenta oggi uno dei vanti del sistema paese a livello internazionale. Questa realizzazione ha consentito di integrare due città, due parti della città che non si conoscevano, non si frequentavano, ma addirittura non si conoscevano, pur avendo gli originari borghi una vocazione alla stessa attività, cioè l'attività della pesca. Erano due borghi marinari, ma non a caso uno si chiamava Borgo Marino Nord, l'altro si chiamava Borgo Marino Sud,
le famiglie non si conoscevano, i cittadini non si frequentavano. E quindi abbiamo gettato un ponte. Abbiamo gettato un ponte nel vero senso, certo. E oggi è davvero una grande soddisfazione vedere attraversare questo ponte da donne, anziani, giovani, cittadini comunque, che indifferentemente si spostano da una parte sud o da una parte nord della città, finalmente una logica di insieme e di assetto urbanistico integrata, e conseguentemente con tutte le attività anche economiche, anche culturali, anche in materia di servizi, che sono ormai concepite, declinate, gestite in una logica d'insieme con riferimento al supporto che si deve alla città nella sua unicità. E altri progetti strategici che abbiamo realizzato, concepito e realizzato nel corso del tempo, vanno nella direzione, come dicevo, della qualità del capitale e dell'integrazione umano, del territorio. E poi del distretto, quello che è il distretto. Abbiamo chiamato come distretto culturale, di sviluppo dell'economia culturale. Allora, relativamente alla qualità del capitale umano, abbiamo dato vita a una università pubblica del design che è l'ISIA. Ce ne sono solo altri quattro in Italia, sono nati all'inizio degli anni 60 su iniziativa di uno dei più grandi intellettuali del secondo novecento italiano, quello certamente è stato Giulio Carlo Argan, e ci sono volute ben tre leggi per farne nascere il quinto dopo 50 anni circa di esperienza. Il quinto nasce ed è nato a Pescara, e per realizzare il progetto l'abbiamo prima concepito questa iniziativa come sezione staccata dell'ISIA di Roma. E poi con le tre leggi del Parlamento siamo riusciti a dare piena sovranità e autonomia all'istituto nascente. Perché questa iniziativa nell'ambito design? Ma per raccogliere prima di tutto una tradizione del territorio, perché nell'ambito del nostro territorio ha lavorato a lungo Corradino d'Ascagno, che resta forse il designer più importante italiano noto nel mondo. Non solo per la Vespa che la cinematografia di tutto il mondo ha esaltato, ma anche perché lui è stato tra i pionieri della progettazione del volo in verticale. I primi esperimenti al mondo del volo in verticale sono stati condotti da Corradino d'Ascagno proprio nelle prossimità della città di Pescara, nel perimetro dove adesso esiste l'aeroporto internazionale d'Abruzzo, e poi con una partnership industriale con iniziative nordamericane si provò anche a industrializzare questo brevetto e questa formidabile idea pionieristica, ma poi vicende del nostro paese, poi la guerra e poi il resto è noto e ha dato altri percorsi a una fenomenologia nell'ambito del design straordinaria. Quindi da una parte c'è questa tradizione, dall'altra parte c'è la tradizione del design sempre industriale nell'ambito dell'artigianato, di quello della moda, dell'abbigliamento in particolare. Basti pensare a Brioni, la tradizione, l'esistenza tuttora della Brioni, che è un vanto, un marchio di vanto nel mondo, del nostro paese, non solo della nostra regione. Dunque parliamo del design industriale, e a supporto di questa tradizione, per recuperarla e valorizzarla al meglio, abbiamo concepito questa vera e propria università pubblica, perché l'ISIA di Pescara porta avanti e porterà avanti il proprio impegno formativo nel capitale umano per rendere disponibili sul mercato del lavoro internazionale, nazionale e locale professionisti specializzati nel design industriale, ma anche per portare avanti progetti di ricerca di base e applicata nell'ambito dello stesso settore. Così poi noi abbiamo portato avanti l'idea del distretto culturale con l'acquisizione in primis delle infrastrutture culturali su cui
vitalizzare poi l'idea. Infatti, tra le proposte volevo chiedere proprio questo: la Maison des Arts, dove ci troviamo, voi la considerate la prima infrastruttura culturale della Fondazione? Perché so che avete in programma anche... Diciamo che la consideriamo la prima realizzata in ordine di tempo, ma non la più importante infrastruttura che definisce quello che ho chiamato distretto culturale pescherese. Il distretto culturale in realtà si affida a una numerosità di infrastrutture culturali che noi abbiamo salvato nella dinamica perversa del deperimento, del rischio fondato del loro deperimento, restaurate, rivalorizzate, rimesse diciamo in pista, in rete, per animare il distretto culturale. Mi riferisco prima di tutto a tutti i cineteatri della città che abbiamo acquisiti in proprietà e che gestiamo direttamente, sino a totalizzare circa 4.000 posti a sedere in tutto in network. Annoveriamo 8 schermi, 3 palcoscenici e dunque nell'insieme queste infrastrutture costituiscono un vero e proprio network che gestiamo in una logica d'insieme per svolgere attività di distribuzione cinematografica e teatrale, ma anche di accoglienza di tutti i principali eventi pubblici che si svolgono nella città e in questa parte dell'Italia centrale. Questa realtà ci ha messo nella condizione di concepire una filiera chiusa che non si limitasse più e solo all'attività di accoglienza e di distribuzione di eventi e di spettacoli, ma gradualmente mettesse anche nelle condizioni di far nascere un vero e proprio polo di produzione nell'ambito dello spettacolo a partire da quello cinematografico. E questo appunto volevo sapere, cioè un polo di produzione, perché so che voi molto spesso insomma nell'ambito delle proposte che vi vengono fatte agite anche in produzione cinematografica e di docufilm o di documentari. Quindi il punto che volevo chiedere è: ma voi in questo tipo di azione è come se vi comportate quasi come se foste una film commission, anche se da poco è stata costituita, so, in Abruzzo una film commission. Come mai avete fatto questa scelta? Perché prima non c'era nulla, non c'era possibilità di fare nulla per l'Abruzzo? Sì, ma intanto adesso mettendo in ordine anche le corrette informazioni, si può dire che la Fondazione Pescara Abruzzo agisce di fatto da film commission privato da circa 15 anni. Salutiamo con gioia che finalmente la stessa Regione Abruzzo è riuscita a dotarsi da poco soltanto al momento con uno strumento normativo di un'idea di film commission pubblica. Noi abbiamo invece operato concretamente nel corso del tempo favorendo l'attività di produzione di cineasti di origine locale, ma gradualmente anche svolgendo un'attenzione, declinando un'attenzione molto più importante rivolta a cineasti di livello nazionale e internazionale, per fare in modo che non si esaltassero soltanto i talenti di origine locale, ma da poter candidare la regione e la città di Pescara come set cinematografico che gradualmente nel corso del tempo possa risultare interessante per le migliori esperienze che nel settore si possono coltivare a livello nazionale e internazionale. Cito per ultimo, ti presento Sofia, un film di grande successo che ha registrato al Botteghino i maggiori introiti per un intero mese, che è quello di novembre dell'ultima stagione, che è stato per intero girato a Pescara e in Abruzzo per iniziativa della Fondazione Pescara Abruzzo, che ha compartecipato al finanziamento del film stesso. Ma voglio anche sottolineare che questa attenzione ha anche dei risvolti sociali.
nell'attività di produzione cinematografica spesso abbiamo privilegiato temi anche sensibili, per esempio l'integrazione delle comunità Rom e Sin nel nostro paese. A Pescara c'è la più antica tradizione che va nella direzione della integrazione sociale di questi nostri concittadini presenti nel nostro territorio nazionale. Oltre 5.000 Rom e Sin sono ospitati in alcuni quartieri della nostra città, quindi in vere e proprie abitazioni, case popolari. E quindi sono integrati praticamente. Che sono integrati, ma non tanto quanto sarebbe utile e giusto che avvenisse ancora nel corso del tempo, ma soprattutto dell'immediato prossimo. E l'integrazione più importante dovrebbe andare nella direzione di integrazione culturale, e quindi non continuare a considerare diversi anche sotto il profilo culturale comunità di cittadini che se così dovesse continuare a essere naturalmente sarebbero cittadini ma non pieni cittadini come gli altri cittadini italiani. E per esempio da questo punto di vista abbiamo sostenuto alcuni progetti di produzione cinematografica, alcuni docufilm, ma anche un film vero e proprio, La Palestra, di un autore molto interessante che ha particolare sensibilità verso il sociale, che è il regista Calandra, e gli attori e le attrici del film sono stati selezionati, il casting quindi si è fatto proprio nell'ambito delle stesse comunità Rom e dei Sim. E voglio ricordare un felicissimo evento quando abbiamo dato la prima nazionale di questo film al Cineteatro Massimo. C'erano oltre 1.000 concittadini pescheresi, tutti di comunità Rom e Sim, e a memoria dei pescheresi è stata la prima volta che oltre 1.000 concittadini sono venuti dai due quartieri di riferimento, San Donato e Zanne, al centro della città per vivere e condividere insieme agli altri pescheresi, diciamo, una storia, una parte della storia della stessa città. Perché si sono sentiti protagonisti. Perché si sono sentiti protagonisti. Ma voglio ricordare che per arrivare a fare una selezione per un casting, diciamo così, che rispettasse anche un po' di grammatica professionale, abbiamo dovuto superare molti problemi perché c'erano anche delle riserve sotto il profilo diciamo, psicologico, dei principi culturali di quelle comunità che non erano molto propense, per esempio, ad autorizzare che delle loro ragazze potessero recitare e interpretare un soggetto cinematografico. Con un po' di pazienza ci siamo riusciti, anche questi passi insomma fatti sono da prendere seriamente in considerazione in quell'accezione che avevo voluto richiamare, cioè quella volta a nutrire sensibilità sociali anche facendo cultura diciamo anche impegnata. Cultura impegnativa anche, non solo impegnata. Allora, ha destato molto interesse, oggi come allora, la realizzazione del restauro artistico-architettonico effettuato a tempo di record a San Clemente di Casauria, a seguito dei danni subiti dall'abbazia nel terremoto del 2009. Restauro che voi avete attuato insieme al World Monuments Fund Europe. Com'è caduta la scelta su quel monumento medievale e come si è sviluppata la collaborazione tra i vostri enti no profit, entrambi di natura privatistica? Sì, cito subito la storia della partnership con il World Monument Fund Europe. Avevo una conoscenza personale con l'allora presidente di questo ente, Bertrand Duvignon, e quindi in uno scambio di opinioni sull'evento tragico del terremoto condividemmo l'idea di fare insieme un intervento il più rapidamente possibile. La scelta di San Clemente a Casauria è dovuta da una parte al fatto che comunque insiste nel territorio della provincia di Pescara, ma dall'altra parte è dovuta a due fattori che riguardano un po' il merito.
certamente perché San Clemente è accomunata direttamente alla storia dell'Aquila, perché è stata anch'essa sede di uno dei, del primo papa di missionario. Dopo tanti secoli arriva Celestino V che ripropone lo stesso tema, e dopo tanti secoli sappiamo che il tema delle divisioni l'abbiamo vissuta in diretta. Sì, ma anche perché poi si ricorda che il Papa Benedetto mise il suo palio su quello di Celestino, sulla tomba di Celestino, quando è una cosa anche proprio sembra quasi un ritornare dopo tanti secoli a una vicenda del genere. E tra l'altro il Papa di missionario contemporaneo aveva legami anche robusti con la nostra regione, con l'Abruzzo, aveva ricevuto il premio La Minerva dalla nostra, dalla mia università, e aveva frequentato molto, in particolare anche il Volto Santo di Manopello, a cui diceva di ispirare almeno qualcosa della sua missione ecumenica. Quindi nel merito volevamo che ci fosse un riavvio, una ripartenza la più rapida possibile ed emblematica, di grande significato sotto il profilo dei contenuti. E poi perché i monumenti che gravavano nell'ambito del cosiddetto cratere, primi ordinariamente definito anche sotto il profilo amministrativo e delle necessità di intervento da parte del governo centrale, c'erano molte difficoltà amministrative, come i fatti hanno continuato a dimostrare nel corso del tempo, e quindi volevamo invece essere tempestivi, e per essere tempestivi abbiamo scelto anche una location che non fosse subordinato a competenze troppo complicate, quali erano gli interventi, la disciplina degli interventi che gravavano nel perimetro ristretto della città dell'Aquila. E questi insieme di ingredienti hanno portato a realizzare un intervento davvero esemplare per i risultati e anche per le modalità con cui è stato realizzato. Intanto i tempi, soltanto il 1° di luglio del 2009 abbiamo potuto presentare alla stampa internazionale, su iniziativa dalla loro ministro della cultura pro tempore Sandro Bondi, abbiamo potuto presentare il progetto esecutivo del restauro, quindi 1° luglio. Il 9 di aprile c'era stato il tragico evento, c'era stata anche una nevicata che era durata a lungo, aveva complicato moltissimo persino la possibilità di poter fare i sopralluoghi nei vari siti, e tra questi San Clemente, e poi i tempi tecnici sappiamo tutto, per trovare competenze e per studiare non sono facili, e purtuttavia noi fummo in grado di fare un progetto esecutivo, quindi già definito e definibile come base d'appalto, e presentarlo alla stampa internazionale il 1° luglio. Coinvolgemmo Roma 3, che abbiamo potuto apprezzare per essere una delle eccellenze italiane a valenza internazionale come specializzazione per gli interventi antisismici nelle aree sismiche in materia di beni culturali, e avvalendoci anche di queste eccellenze e fatte anche di tanta buona volontà e generosa disponibilità, molto disinteressata, devo sempre sottolinearlo, abbiamo accelerato i tempi, poi le procedure di appalto e già il conferimento del cantiere ai primi di gennaio del 2010. Già a settembre dello stesso anno l'intervento era concluso. Abbiamo dovuto solo fare un po' di melina, come si dice, per prevedere un evento pubblico di reinaugurazione del complesso monumentale, per non umiliare la città dell'Aquila, che non ancora poteva vantare un solo intervento completato e di ristrutturazione. Così contribuimmo, se non altro come idee, a fare in modo che almeno
la fontana delle 99 cannelle fosse riproposto al godimento dei cittadini aquilani, sì, prima della inaugurazione di San Clemente, e ai primi di aprile del 2011, con la presenza dell'autorità dello Stato e del governo pro tempore, si procedette a riconsegnare alla comunità locale, regionale, ma soprattutto nazionale, uno degli insediamenti monumentali di cultura cistercense più interessanti a livello europeo e italiano, ma anche europeo. Ottimo. Allora, negli ultimi mesi del 2018 e in questo scorcio del 2019, la Pescara Abruzzo ha dato vita a alcune mostre, quali ad esempio Andrea Pazienza 30 anni senza, o quella Etruschi Fano realizzata nel Museo Nazionale Etrusca di Villa Giulia a Roma, esplorando il ciclo etrusco dipinto dal maestro del 91, che ricordo che è di proprietà della vostra fondazione, oppure seguendo il filone storico documentario con Diventammo Repubblica con nella Nuova Europa. C'è forse un'espressa vocazione della fondazione nell'occuparsi della contemporaneità storico-artistica, forse in ossequio alla modernità della città di Pescara? Sicuramente questo c'è ed è innegabile. Ed è persino inevitabile, perché Pescara, contrariamente a quello che si dice, come ogni luogo del nostro paese, in realtà fonda sempre radici in epoche remotissime, quindi anche nel pescarese c'è tanta presenza dei popoli italici e poi di Roma e della storia successiva. Però è anche vero che la città come tale nasce soltanto negli anni 20 del secolo breve del Novecento e dunque non ha una tradizione urbanistica definita come nel senso delle città tradizionali del paese, quindi con un borgo storico, una polis, una anche umanità visibile nelle cose. E quindi diciamo Pescara è città che guarda giustamente più al futuro e alla contemporaneità che non al passato, pur potendo vantare radici che affondano nel lontano passato la propria storia, la propria esistenza. Insieme a questa vocazione istintiva però abbiamo coltivato una visione sistemica, e cioè pensiamo che anche quest'altra filiera di attività, che è l'arte in quanto tale e l'attenzione per l'arte, sia ricondotta nella logica di implementazione del distretto culturale pescherese. E allo scopo abbiamo fatto investimenti importanti per infrastrutturare le attività nell'ambito artistico. Stiamo completando la ristrutturazione dell'ex Banco di Napoli a firma di uno dei più importanti architetti del razionalismo italiano, per farne polo museale che possa accogliere sotto il profilo anche della scelta tematica attenzioni rivolte all'arte contemporanea, ma con una doppia visione, in verticale e in orizzontale. In verticale rinviando a storie di prossimità territoriali, e in verticale privilegiando temi che abbiano significato universali per la storia degli uomini, che quindi vadano al di là di quelle che sono le storie delle singole comunità locali. E dunque l'attenzione a Schifano era inevitabile, che in quanto ricomprende e concilia entrambi gli aspetti della visione che ho rappresentato. Però da un punto di vista delle attenzioni territoriali non si poteva ignorare una presenza così importante che vanta Pescara, che è quella di Andrea Pazienza. Andrea Pazienza si è formato a Pescara, ha studiato nel locale liceo Misticone, i suoi maestri veri sono stati i maestri, tra l'altro con anche una qualificazione come artisti a livello nazionale non trascurabile, quali maestro Visca, il maestro Paolinelli, il maestro Spoltore,
Dunque abbiamo fatto, in occasione del trentennale della scomparsa di Andrea Pazienza, questa importante mostra a lui dedicato, però declinando solo il fumetto, ma contemporaneamente stiamo coltivando il progetto per creare uno spazio permanente dedicato ad Andrea Pazienza, che ormai per ammissione di tutti è un po' l'Omero del disegno e del fumetto nella storia del disegno e del fumetto italiano e non solo. Quindi anche in questo caso cerchiamo di coniugare orizzontalità e verticalità, cioè prossimità di attenzioni a quel che anima il territorio o ha animato il territorio, ma anche per dando spessore in profondità nel significato del progetto stesso, per coltivare anche qui principi e valori importantissimi, sia pure declinati in un'arte che erroneamente si intende arte minore e che invece è un'espressione artistica di grande interesse. In realtà non è più un'arte minore, perché ormai il fumetto sta diventando, parlando della cosa più semplice, cioè del fumetto, ma poi sono anche altre varianti, il fumetto sta diventando qualche cosa che ormai è entrato nel linguaggio artistico, un po' come i muralisti, in maniera molto più seria da 20-30 anni a questa parte. Quindi Pazienza è sicuramente un precursore di questa cosa. Poi, come al solito, chi muore giovane è caro agli dèi, e quindi alla fine è chiaro che la situazione è molto importante, cioè secondo me è molto importante quello che state facendo su questa base. Voglio sottolineare ancora un profilo delle nostre attenzioni per Schifani, che certamente finora ha consistito nell'acquisizione di questa importante collezione, che è giustamente così apprezzato in queste settimane per essere esposta a Villa Giulia a Roma, in un contesto, in un luogo davvero fantastico, che non fa altro che sottolineare la grandezza dello stesso Schifano, oltre che la universalità delle ispirazioni di quella collezione, che sono tutte lì, tutte nel museo di Villa Giulia. In realtà Mario Schifani aveva molto frequentato anche la città di Pescara, è stato uno dei principali animatori, oltre che insieme a Achille Bonitolivo, persino ispiratore della prima esperienza italiana del cosiddetto fuoriuso, che ha visto tantissime edizioni essere realizzate in questa città, che ha coinvolto tantissime personalità dell'arte avanguardista mondiale, e Schifano è tra questi. In più edizioni ha persino curato il manifesto di presentazione del fuoriuso che si ospitava a Pescara. E quindi anche per queste ragioni la Fondazione Pescara Abruzzo dedica una particolare attenzione all'eredità che ci ha lasciato Schifano, morto nel 98, e ce ne rendiamo conto che 20 anni senza, essendo il ventennale della sua scomparsa, ricorso solo pochi mesi fa, diciamo così, che i 20 anni senza Schifano significano molto nella storia dell'arte italiana. Ottimo. Allora, i restauri sui beni artistici da voi finanziati sono attuati, i restauri in generale ovviamente, tramite richieste da parte degli enti istituzionali preposti alla salvaguardia, quali le sovrintendenze, o anche tramite delle segnalazioni della cittadinanza e degli enti locali? Qui abbiamo fatto prevalere nel corso del tempo una strategia propria, quindi un progetto proprio della Fondazione. Ci siamo preoccupati, cioè, di visitare tutte le località della provincia di Pescara, quindi tutti i 44 comuni della provincia di Pescara, e scegliere e attenzionare le opere che meritavano di essere quindi proponendo voi il restaurante. Quindi diciamo, tanto che questo è un progetto ormai pluriennale della Fondazione, ci è valso molti riconoscimenti da parte dello stesso Ministero,
possiamo dire che dopo più di 20 anni di attenzione a questo progetto pluriennale non c'è più nessun comune della provincia di Pescara che non sia stato attenzionato dalle nostre attività di restauro, ma anche moltissime attività ormai le abbiamo svolte e continuiamo a svolgere fuori dalla provincia di Pescara, molte le abbiamo svolte anche nella stessa città dell'Aquila, a cominciare da opere che erano accolte nella prefettura, quelle famose fotografie della, prefettura crollata, e abbiamo restaurato delle opere con una bravura, bisogna riconoscere, straordinaria da parte di chi professionalmente poi noi coinvolgiamo in queste stesse attività. Dunque, progetto proprio, pluriennale, ma anche aperto a eventuali suggerimenti che di volta in volta ci pervengono da parte di parrocchie, di amministrazioni comunali o della stessa sovrintendenza. Certo. Quali sono quindi i prossimi programmi della Pescara Abruzzo? Ma sempre nella cornice dei settori di intervento statutariamente precisati, ho già detto che stiamo completando il restauro, quindi prodisponendolo anche in maniera funzionale, dell'ex Banco di Napoli che abbiamo acquisito in proprietà per farne un polo museale. Che voi considerate infrastruttura culturale? Che noi consideriamo infrastruttura strategica proprio culturale nel network del distretto dell'economia, della conoscenza, della cultura e della conoscenza. Poi abbiamo acquisito le espressioni architettoniche più esemplari, più prestigiose, tra le più prestigiose esemplari della città, che stiamo mettendo in rete sempre in una logica di esaltazione anche delle preziosità architettoniche di una città moderna. Abbiamo, faccio alcuni esempi, abbiamo acquistato il presso immobiliare che ospita la dogana al lungo fiume della città, lungo fiume sud della città, ma che ha anche una interessantissima architettura degli anni 50, primi anni 60 del nostro paese, che insieme a tante brutture esprimeva ogni tanto anche qualche straordinaria bellezza. Questo è uno dei casi. Abbiamo acquistato quel che adesso è la sede della Feltrinelli, ma che nella storia e nell'immaginazione della città è l'ex teatro centrale della città, cineteatro della centrale della città. L'abbiamo acquistato e garantiamo in questo modo che abbia destinazione perenne per un'attività commerciale, sì, ma culturale, perché rimane l'unica vera libreria nel centro adriatico del paese. Abbiamo acquistato anche l'ex centro di ricerca e la Iotecnica, che insiste su una dell'asse a recente valorizzazione con la pedonalizzazione che via Cesare Battisti nelle prossimità del conservatorio, della sede del conservatorio, che è un mini campus di 1500 metri come lotto di giardino, con edifici anche interessanti che vi sono ospitati, e l'abbiamo acquistato per dare la sede permanente all'ISIA, Istituto Superiore per Industrie Artistiche, che in realtà è a questo punto mini campus pubblico del design. Che ben specificato prima. Del design. Poi abbiamo acquistato e abbiamo dato proprio il cantiere aperto in questi giorni un plesso che ospitava i ferrovieri nel corso degli anni 50-60 nella zona nord dell'area di risulta della stazione centrale, che è destinato a essere polo culturale polivalente nel cuore più moderno della città di Pescara. Questo secondo investimento, tra l'acquisto, la ristrutturazione e poi gli arredi che ospiterà in maniera funzionale, costituisce un investimento di circa 10 milioni di euro. E poi, come avevo detto, abbiamo acquistato tutti i cineteatri della città e nell'insieme possiamo adesso parlare anche di una rete di architetture di prestigio e
che sottolinea anche varie stagioni dell'arte e dell'architettura italiana. E che poi successivamente andranno messi a regime con le attività interne, insomma, è abbastanza ovvio, no? Avete fatto tutti gli acquisti e assolutamente il resto. Assolutamente sì. Fate come una fondazione, insomma, prima ci compriamo il terreno e poi ci costruiamo su. Assolutamente. Diciamo così che in questo modo si sottolinea una qualificazione della Fondazione Pescara Abruzzo che ormai è nel suo DNA e ne fa un'esperienza unica e pilota le fondazioni ex di origine bancaria italiana. Ne sono 83, ma diciamo la nostra esperienza, io le conosco un po' tutte, resta unica, pilota e non so quanto imitabile da altre fondazioni. Cioè noi sin dall'inizio abbiamo voluto qualificarci non come pura attività erogativa e quindi come grandi foundation, come grandi foundation, ma anche making operating foundations, perché capivamo e continuiamo a essere consapevoli di questo, che il paese nel suo insieme, ma soprattutto il centro mezzogiorno del paese, hanno bisogno di un supplemento di impegno, di assunzione di responsabilità nel far vivere il cosiddetto spazio intermedio tra mercato e Stato, che pur potendo vantare la vera e propria invenzione sotto il profilo storico per nascita nel nostro rinascimento, nel rinascimento italiano, in realtà negli ultimissimi secoli aveva, come dire, ceduto il passo a esperienze soprattutto nella tradizione anglosassone, con la grande rete dei corpi intermedi declinato come conosciamo noi attraverso le grandi fondazioni private, ma in realtà è uno spazio ricchissimo che non vede protagonista soltanto le grandi fondazioni dei grandi gruppi economici, ma vede protagonista il protagonismo del sociale diffuso che supplisce alle carenze del binomio Stato-mercato. E quindi noi pensiamo che nel nostro paese su questi temi non ci si possa accontentare solo della spontaneità, dell'intraprendenza, dei volenterosi, che quanto c'è deve sempre essere incoraggiato e salutato con gioia, ma bisogna anche farsi promotori, quindi per velocizzare i tempi e arricchire di importanza l'infrastrutturazione con i corpi intermedi. Per fare questo bisogna anche essere operativi, non si può solo essere erogativi, bisogna anche essere operativi, quindi saper progettare, saper pianificare, sapersi sporcare anche le mani, perché è necessario una logica anche di supplenza per colmare dei ritardi che si riscontrano nell'esperienza storica dell'insieme del paese. Quindi lei si sente un mecenate o un uomo operativo da un punto di vista dello Stato? Perché la sua figura, ecco, la nostra esperienza è nella direzione di non scindere le cose. Okay. Ove la maturità della comunità di riferimento esprime una capacità di intraprendenza e di possibilità di realizzative indipendenti da quello che può fare direttamente la fondazione o l'amministrazione dello Stato o l'intraprendenza diffusa, allora quella dimensione va incoraggiata, rispettata e esaltata come libertà, spazio delle libertà civili, come si dice. Ove però si difetta in questi impegni e non si può rimettere e ricondurre tutto allo Stato che dovrebbe fare tutto, o al mercato e aspettarsi che il mercato e la libera intraprendenza del mercato risolva tutto. Ci si deve sforzare anche in una logica organizzativa, proprio come corpo intermedi, di assumersi responsabilità aggiuntive, ed è quello che noi proviamo a fare. Proviamo a fare, perfetto. Un'ultima domanda, forse un po' più personale e intima, a Nicola Mattoscio, che ha assunto la presidenza della Fondazione Brigata Maiella, che ricordo essere i patrioti abruzzesi che risalirono in combattimento l'Italia inquadrati nelle forze armate anglo-polacche. Come ci si sente nel rappresentarne oggi la storia e i valori, rammentando che è stata l'unica formazione
italiana partigiana ad essere stata insignita di medaglia d'oro al valor militare. Qui confesso una debolezza, perché ormai anche per età raggiunta devo sempre ricordare a me stesso di aver fatto tante cose nella vita. Ho fatto professore universitario, ricercatore, l'economista professionista, l'impegnato un po' nel sociale in compiti come quello che mi legittima in questa intervista, a supporto di un servizio pubblico di cui appassionarsi e da animare. Di tutto vado legittimamente orgoglioso, di tutto più o meno sono anche insoddisfatto, perché nella vita si constata che si sarebbe sempre potuto fare meglio, ma la cosa di cui sono più orgoglioso è proprio questo piccolissimo disinteressato incarico che ho come presidente della Fondazione Brigata Maiella, perché ne colgo il significato morale davvero impegnativo. L'esperienza della Brigata Maiella lascia un patrimonio in eredità alle nostre, ma anche alle future generazioni, in termini di principi che costituiscono e sempre più dovrà costituire una bandiera per le nostre comunità. La formazione della Brigata Maiella era fatta di giovani, prevalentemente contadini, semi-analfabeti, insieme a loro anche intellettuali importanti, professionisti importanti, magistrati, avvocati, ex militari, ma la stragrande maggioranza era fatta di contadini, semi-analfabeti. E perché mai questi ragazzi, questi giovani hanno indossato divise militari, hanno rischiato la vita, hanno dalla mattina alla sera, preso le armi e poi hanno combattuto non semplicemente per contribuire alla liberazione delle comunità di riferimento a loro prossimi, ma addirittura contribuendo a liberare il paese tra i due fronti principali, che era il fronte gotico al nord e la linea che dal Sangro a Cassino aveva definito l'occupazione tedesca come dover essere invalicabile. Questi ragazzi hanno avvertito e condiviso i sentimenti che il comandante fondatore della Brigata Maiella, Ettore Troilo, coltivava e aveva coltivato per tutta una vita, che erano sentimenti di patriottismo democratico per l'unità democratica del paese e così facendo per consentire che si realizzassero condizioni di vera e propria emancipazione sociale, soprattutto delle comunità più povere. Dunque è stata l'unica formazione partigiana, l'esperienza della Brigata Maiella, in Europa e non solo in Italia, che ha combattuto con la consapevolezza che era il modo per liberarsi dalla dittatura e per riconquistare la libertà, che era il modo per riconquistare la pace, lasciarsi alle spalle la tragedia della guerra, che era il modo però, nel caso da italiani, per ricostruire l'unità del paese, perché la tragedia del tardo fascismo era stato anche quello di aver diviso il paese, con la nascita della Repubblica Sociale a nord e con il regno residuo che si era spostato nel sud del paese. Quindi per ricostruire l'unità del paese, ma non fino a se stesso, ma ricostruire l'unità del paese nel senso mazziniano, cioè per ridare al popolo italiano il diritto di cittadinanza nella comunità internazionale. E dunque il sogno dell'Europa. L'Europa unita, perché questi ragazzi
combattevano insieme ad altri ragazzi che erano venuti in queste nostre terre da tutto il mondo. Erano indiani, neozelandesi, britannici, americani, polacchi. E anche qui ci si deve sempre chiedere, ma perché mai da tante parti del mondo dovevano venire a morire come sono morti in questa nostra regione che ospita tuttora due cimiteri militari a San Vito e Ortona, che ospita canadesi e inglesi, diciottenni, diciannovenni, ventenni, migliaia e anche indiani, neozelandesi. Perché dovevano venire da tante parti del mondo a combattere in Italia? C'è la guerra mondiale, sì. Guerra mondiale, ma tante parti non erano davvero così direttamente coinvolti nella guerra mondiale, ma perché l'Europa rappresentava agli occhi del mondo la civiltà dove era nata la democrazia, si era concepita la democrazia e quindi la democrazia come presupposto per il progresso, per l'emancipazione soprattutto. Dunque qui si giocava il dovere morale di recuperare nella culla della civiltà dove era nata la democrazia, non l'unica civiltà, perché questo è deplorevole esprimersi o addirittura guardare al futuro anche su questo presupposto, ma una delle civiltà più importanti nella storia dell'umanità, che però a differenza di altre civiltà, questa sì, poteva vantare e può continuare a vantare, cioè aveva inventato la democrazia, che poi con la rivoluzione illuministica l'aveva riproposto in termini di modernità a tutta l'umanità. Quindi la ragione vera per cui questi ragazzi sono venuti a combattere qui e quindi a donare la loro vita poteva essere solo questo, e quanto i ragazzi della Baiella insieme a questi ragazzi hanno sfondato la linea gotica, risalita l'Adriatico e sfondata la linea gotica, e poi i ragazzi della Brigata Maniera entrare per primi a Bologna, città liberata, la prima città del nord del paese ad essere stata liberata, e poi a continuare fino ai confini della patria, come dirà più tardi Carlo Azeglio Ciampi, cioè sino a Asiago e alla comunità, all'altopiano dei 5 o dei 7 comuni, non ricordo se sono 5 o 7 comuni, lì c'è l'Europa, la nuova Europa che si stava conoscendo e che stava sognando, il vecchio continente pacificato ma fatto di condivisioni e non di lacerazioni. E questa è la grande lezione che ci lascia la Brigata Maiella anche per il futuro. Bene, allora ringraziamo Nicola Mattoscio per la disponibilità e facciamo tanti cari auguri per il proseguo delle attività della Fondazione. Grazie a voi e per l'attenzione. Fu questo il terreno su cui nacque spontaneamente, come scelta di popolo, la Resistenza. Scelta istintiva che divenne consapevolezza, che si organizzò fino ad assumere struttura militare. Vi è una continuità spirituale e materiale fra l'assistenza data da gente di ogni classe sociale a coloro che cercavano rifugio in queste città, in questi paesi, in queste montagne, e la costituzione della gloriosa Brigata Maiella, che percorse combattendo da sud a nord il suo sentiero di gloria. Da queste terre, da queste montagne, fino all'Emilia, a Bologna, dove i suoi uomini entrarono per primi il giorno della liberazione di quella città, e ancora si spinsero più a nord fino ai confini della patria, segno spontaneo, vissuto di quella che è la nostra grande forza, l'unità d'Italia.